Allora, ecco qua la nostra squadra. Ilaria Caprioglio, sindaco, con delega. Cultura, musei, spettacolo, promozione turistica, comunicazione, cooperazione internazionale, campus universitario, innovazione, trasparenza amministrativa e tutto ciò che non espressamente è delegato agli assessori. Vice sindaco Massimo Arecco, con delega urbanistica, decentramento e quartieri, demanio, infrastrutture, smart city. E adesso passiamo alle signore in rigoroso ordine alfabetico. Cristina Bellingeri, con deleghe, Cristina, al sociale, alla sanità, alle politiche scolastiche ed educative, alle politiche abitative, integrazione e convivenza, rapporti con il volontariato. Assessore Barbara Marozzi, la nostra quota verde, chiamiamola così, ma verde nel senso che è giovane. Non allargate questo dito. Politiche giovanili, pari opportunità, servizi informatici e telematici. Ileana Romagnoli, con delega al commercio, sviluppo economico, energia e viabilità. E adesso andiamo in rigoroso ordine alfabetico ai signori assessori. Silvano Montaldo, eccolo, con delega al bilancio, società partecipate, patrimonio, tributi, personale. Paolo Ripamonti, con deleghe politiche della sicurezza, polizia urbana, politiche agricole, sviluppo dell'entroterra. Pietro Santi, con delega ai lavori pubblici, al verde pubblico e parchi urbani, all'ambiente, ai rifiuti, al ciclo delle acque e ai servizi demografici. E infine, ma solo perché il cognome inizia con la S, Maurizio Scaramuzza, con deleghe allo sport, agli impianti sportivi, alle manifestazioni e alla protezione civile. Come potete vedere, è una squadra variegata, è una squadra dove accanto all'autorevolezza dell'esperienza si unisce questa voglia di cambiamento anche attraverso non solo a persone nuove, a persone competenti e molto esperte di alcuni settori, quelli forse più delicati per la nostra città, ma anche di persone veramente giovani che secondo me daranno un bel impulso, un bello slancio per riprendere con questa voglia di lavorare e di cambiare la nostra città, per far tornare veramente, come abbiamo promesso, Savona a sorridere. A questo punto vi lasciamo, noi andiamo subito a lavorare e io sono ben contenta finalmente dopo 2 settimane sola soletta di avere la squadra intorno, tutti i giocatori al completo. Vi ringrazio e qualsiasi domanda nei prossimi giorni. Grazie.